viaggiatori, bentornati nel covo dei pirati. Per chi non ci conosce, ragazzi, questa è l'Arcadia Garage Lab. Branco di matti, facciamo cose strane su veicoli da viaggio. Ragazzi, questa settimana siamo veramente iperconcentrati, sembra una concessionaria Fiat in questo momento. Vedete che dobbiamo finire questo bellissimo Puzzle Vario 545, modello stranissimo, appena finito cerco di farvi fare un giro dentro, perché dobbiamo, come avete visto la puntata precedente, rimettere a posto l'impianto elettrico che è già giù. Le batterie sono già state scaricate, livellate e adesso dobbiamo rimodularlo. Il Puzzle Vario è praticamente finito a livello di impianto elettrico, adesso lavora effettivamente come deve. Dobbiamo fare due o tre sistemazioni al cliente che ci aveva chiesto, sistemare purtroppo ad esempio una cosa che non ho mai capito. Se guardate qua, nell'appoggio del tendalino, qui lo vedete qua, vedete questo patacone nero, è il Terostat. Secondo me non era proprio da mettere lì, per il motivo che il Terostat purtroppo, essendo butilico, con il sole fa reazione e comincia letteralmente a colare, sciogliere. E adesso l'unica cosa che noi possiamo fare per tamponare è tagliare l'eccesso, tirarlo via e tentare di sigillarlo. Il problema qual è? Che qualunque sigillante tu metti dove dall'altra parte del butilico innesca una reazione ciclicamente, dopo 8 mesi, un anno, vedrai le bolle del Terostat tenderanno ad uscire dal sigillante. Ma è l'unica maniera che abbiamo per tamponare, anche perché un mezzo così bello, un patacone nero, e la fado per tutti e tre, non è utile. Abbiamo una sbeccaturina di un tavolo e un'apertura, anche perché domani sera anche il nostro Puzzle Vario ci saluta. Non abbiamo tanta luce, ma volevo farvi vedere un attimino anche come è fatto dentro, perché ha una disposizione molto strana. Fino a questo punto, tecnicamente potrebbe essere quasi un normalissimo van 540. Vedete che abbiamo una semi dinette, doppi sedili entrambi girevoli, quindi qui c'è chiaramente il tavolino e la cucina fronte, quindi fin qua diciamo che non c'è nessuna novità. La particolarità sta in tutto questo spazio che hanno creato nella parte in alto. Di fatto hanno messo un letto basculante qui sopra, quindi di fatto abbiamo una, cioè vedete che abbassando questo con i pistoncini io vado a creare, lo vedete, il letto basculante. Quindi ho due posti qui sopra sempre pronti e per di più ho due letti a castello in coda. Tutto questo all'interno di un 540. Chiaramente qualcosa devi sacrificare. Qui hanno semplificato un pochino troppo secondo me, però ripeto, qui sono esigenze, vi faccio vedere con la luce che ho a mia disposizione. Ad esempio, qua vedete che io sono nella primo scalino, e ve n'è un secondo andare in su, dove adesso c'è il tavolo perché chiaramente stiamo lavorando. Questo è lo spazio della doccia. Sulla mia sinistra, dopo mi sposto così lo vedete meglio, sulla mia sinistra da questa parte c'è il lavabo e dall'altra parte destra c'è fisicamente il cesso. Dietro abbiamo, come vedete, due lettini. Simpatico, perché all'interno di un 540 tecnicamente ci può stare una famiglia. Secondo me stiamo un po' stretti, però ci sta, cioè tecnicamente ci si sta, d'accordo? Il problema è che tu fai la doccia un po', cioè io non la riesco a trovare comoda, però è particolare, è una delle prime volte che vedo un allestimento comunque che nel bene o nel male, come dire, si sono fermati 5 minuti a dire cosa possiamo inventarci di nuovo. Alcune cose veramente strane, però lasciando una pianta del 540 fino alla zona cucina praticamente identica, hanno semplicemente spostato, dove normalmente dietro c'è il letto e da questa parte il bagno, hanno spostato un pochino di cose per andare a tirare fuori un pochino più spazio, soppalcando, letteralmente soppalcando. Simpatica, una cosa con un veicolo del genere, non dovete mai scordarvi ragazzi, è l'angolo di inclinazione laterale. Vi spiego, ogni veicolo nel momento in cui tu crei o affronti una situazione che sei in inclinazione, più tu hai peso in alto, più l'angolo di ribaltamento laterale aumenta. Quindi cosa vuol dire? Che con un mezzo del genere, se dovessi affrontare percorsi magari un po' particolari dove comincio a essere un po' inclinato, devo stare molto attento, perché ho tanto altezza e peso nella parte in alto, ma la carreggiata è sempre quella. Cioè la carreggiata di questo mezzo è di fatto la stessa larghezza di carreggiata di un normalissimo 540, solo che gli mancano 2 metri. Capite la differenza? Pensate che c'è una legge del fuoristrada che ti dice che per ogni 5 centimetri che tu alzi il veicolo dovresti recuperarne uno per parte in larghezza per riaumentare e riprendere l'angolo di stabilità e evitare di ribaltarti da tutte le parti.
Ciao ragazzi, eccoci qua, ancora qui a finire l'impianto. Allora, direi che l'impianto ormai è quasi terminato e facciamo un attimino un riassunto. Essenzialmente abbiamo dato una bella pulita a tutto l'impianto, che qui i cavi erano veramente pettinati e ordinati in un modo non proprio consono. Abbiamo ordinato e dimensionato tutti i fusibili, tutti i cavi, abbiamo ricollegato la fusibiliera e il regolatore MPT del cliente, abbiamo introdotto anche lo staccapannelli, che così quando si vogliono staccare le batterie possiamo staccare anche l'impianto fotovoltaico. E poi che cosa? Adesso dobbiamo ancora un attimino, sono ancora in lavorazione, però abbiamo implementato con due batterie al litio da 100 ampere ora cada una, abbiamo introdotto un DC-DC da 30 ampere, l'inverterino del cliente è sempre il suo inverterino da 600 watt, che ha detto che per i suoi utilizzi va benissimo, e niente, adesso sto tirando le tratte per finire di collegare il DC-DC. Quindi sicuramente ci rivedremo a impianto finito. Adesso devo capire. Adesso bisogna chiederglielo, no? Ce lo spieghi che cos'è quello? Guarda, ha fatto il salotto, hai capito? Queste erano le vecchie panche del suo daily, quello comprato. Una volta aveva sta roba qua che erano i sedili Ducato. Siamo riusciti a ritrovare i sedili daily originale. Quindi questi navigano in officina in realtà praticamente da un anno. Alla fine si è trovata la posizione col tavolino, la birra, chiaramente manca più. Ale, il nastro a carta lo lascia, tanto c'era anche prima sotto. Sì, stava anche bene perché non ho fatto la coibentazione, fatto niente, non si è preoccupato. Beh, sta bene, figlio. Perché uno senza mani, sta meglio. Lui mi sopravvalutare. Bella lui, con la pirouette. Ah, posto. Là. Scarpi tutti.
Sì, prendo lo scatolone per non buttare per terra, sennò con quelle schiaffette grandi. No, con la sega giapponese, quando dici lo specialista, con la sega giapponese, questa roba, vorrei che si sbagli, si insegnava nei cantieri qualche tempo fa, e se fai vedere una roba del genere a un ragazzo nuovo, no, quella roba lì, con la sega giapponese, come Babbo Natale, perché in questo momento sposo tutto, però stiamo facendo la coibitazione, vedete, del van, un po' particolare, perché parliamo di 8 cm di isolazione. Cerchiamo di fare dei banchi che siano anche isolati e strutturalmente un po' più solidini, va che meglio. Perché meno male il fine settimana siamo riusciti a fare qualcosa. Come vi dicevo, vi spiegavo anche la volta scorsa, il concetto di ampliare la falegnameria è proprio per questo. Quando tu lavori i pannelloni che sono così grandi, sono 3 metri per 2, hai bisogno di spazio. Quindi hai bisogno di spazio per poterli mettere, per poterli sistemare, allocare e poi andare a lavorare sulla macchina da taglio, perché cominciano a diventare così un pochino grandine. Bene, vado a incastrarmi io le coibentazioni e poi ci guardiamo. Mi piace il pipi, anche a chi? Oh, siamo arrivati ragazzi alla fine della settimana, venerdì, puzzle vario finito, cioè finito, aspetta, mi tocca di fare ancora l'apertura dello scassettino, ma ce la facciamo, siamo già in lavorazione su quel barster che è buono, l'avete visto, il camperone fuori finito anche quello, insomma ragazzi, un venerdì veramente impegnativo, però molto bello e soprattutto siamo andati avanti col discorso nostro allestimento, l'avete visto, con isolazioni, stiamo prendendo le misure e cerchiamo di sviluppare bene le nostre idee. Io sono cotto, secondo me. Ci vediamo la prossima settimana.